appunto di questi autobus a questo punto elettrici, no? Assolutamente sì, certo. Arriveremo anche lì, mi siedo perché purtroppo non ho avuto modo di preparare delle slide, ma in realtà preferirei più impostare questa cosa a livello, diciamo, di una comunicazione di diversi aspetti che tra di loro sono però strettamente concatenati. Riguardo a una, diciamo, ormai consolidata percezione che riguarda il trasporto pubblico locale nell'ambito del più generale tema della mobilità, in particolare della mobilità sostenibile nel nostro paese e in parte anche nella nostra regione, nella nostra città. Io mi occupo di ambiente, di questioni della sostenibilità da ormai oltre 2 decenni, mi occupo di infrastrutture di mobilità da più o meno altrettanto, di trasporto pubblico locale solo da qualche tempo, più specificatamente, e l'impressione è quella di una realtà sostanzialmente marginale. Di una realtà sostanzialmente marginale sia per quanto riguarda il legislatore nazionale e diciamo con una diversa graduazione, ma un interesse e un'attenzione diverso a livello regionale, ma poi diremo i numeri perché poi questa attenzione non è sempre seguita da atti coerenti e conseguenti, questo è il mio punto di vista, e qualche cosina in più credo che possiamo farlo anche a livello locale e territoriale, perché di questa questione ne stiamo discutendo appunto da tanti anni, a più riprese, in tutte le sedi, l'ha ricordato credo molto utilmente l'assessore Giacobazzi, ma sarebbe già molto non di avere un quadro di pianificazione coerente. Abbiamo già abbandonato questa possibilità e questa ipotesi, cioè che ci sia una coerenza di impostazione dal nazionale al locale. Non è più questa l'ambizione, cioè va come va, no? Carpe diem, insomma, questo è un po' l'atteggiamento che dobbiamo fare. Sarebbe però già molto che non confliggessero gli stessi provvedimenti che spesso vengono fatti dallo stesso organo normativo. Parlo del Parlamento in primo luogo, che di volta in volta tratta il trasporto pubblico locale, ancora una volta prevalentemente come un servizio sociale, fatto e prestato per coloro che non possono permettersi l'auto, o perché non hanno l'età, o perché non ce l'hanno più nel senso che l'hanno superata, o perché non hanno i soldi per farlo, e quindi sostanzialmente residuale rispetto ai piani più complessivi. Andate a vedere gli stanziamenti per quanto riguarda le infrastrutture, tra quella viabilistica, eccetera, ne avete una percezione chiarissima, con buona pace, diciamo, di tutti gli impegni, di tutte le discussioni, ma anche delle modalità più operative e più stringenti, dove il rapporto tra governo e regioni non mi pare che sia dei più efficaci, anche in termini di modello gestionale e pianificatorio. Noi abbiamo ancora in Regione Emilia Romagna numerose agenzie, a mio avviso troppe agenzie, sarebbe ora di avere un'unica agenzia regionale, è stata fatta sui rifiuti, dove il problema era molto più come dire, complicato, sussistendo la privativa, quindi i rifiuti sono di proprietà dei comuni, quindi insomma più complicato farlo, è stato fatto. Sarebbe invece molto più utile in un settore dove la competenza è indiscutibilmente, almeno per ora, al netto del titolo quinto della Costituzione, delle riforme costituzionali in corso di discussione, di competenza regionale. Peraltro gran parte dei finanziamenti sono finanziamenti di risorse pubbliche, quindi è nello stesso tempo considerato un settore pubblico. Però lo facciamo attraverso aziende che sono per gran parte partecipate pubbliche, facciamo finta che siano private, ma in realtà non lo sono, e quindi un altro pezzo del Parlamento, un altro ministro, qualche d'un altro, dice: oh, guardate bene che voi siete un pezzo dei comuni, siete un pezzo dell'amministrazione pubblica, quindi tutta la normativa, anche se siete SPA, sta lì. E in queste condizioni dovremmo fare le gare. E qualche problema nei nostri vicini toscani è emerso, e forse qualcuno, come dire, forse dovrebbe cominciare a riflettere con più attenzione sul tipo di ragionamento che si sta facendo in questo settore, dove, ripeto, almeno la coerenza sarebbe, come dire, utile. O pensiamo ad un settore che va profondamente modernizzato, su cui bisogna fare un po' di investimenti, poi verrò su questi aspetti più materiali, ma soprattutto bisogna fare un'operazione di salto culturale. O il trasporto pubblico locale
è un pezzo fondamentale, come nei convegni si dice, di una diversa modalità di movimento, di trasporto, di assicurare il diritto alla mobilità dei cittadini, quindi è una componente di un ragionamento, di una strategia più ampia, ma dentro ad un'altra idea di mobilità, oppure un servizio sociale. Allora, il servizio sociale lo possono gestire i comuni attraverso le vecchie municipalizzate, non c'è bisogno di inventarsi tutta quella roba che da 10 anni ci stiamo, come dire, superfettando in vario modo e che non corrisponde con la realtà effettuale delle cose. Questa è la mia modestissima, diciamo, opinione. Ho detto questo perché questo ha delle conseguenze molto dirette, molto concrete. Faccio un esempio per capirci. Siamo da 2 anni in fase di proroga degli affidamenti dei contratti in essere. Io a tutt'oggi sul mio tavolo non ho ricevuto da Modena, da Reggio e da Piacenza, che sono i bacini di cui esercitiamo i servizi, da parte delle agenzie, la lettera che ci dice: guardate che dal 1 gennaio 2016, non 2018, dal 2016 dovete continuare a prestare questo servizio. Manca un mese, no? E la domanda è, ma in queste condizioni chi è che può pianificare un piano degli investimenti degno di questo nome? Se io vado ad un istituto di credito e gli dico c'ho un contratto che dura 9 anni, forse riusciamo a lo dico perché l'ho già fatto questa cosa, forse riusciamo a discutere anche su, come dire, interventi e mutui sostenibili e pianificabili. Ma se gli dico che per un anno avrò questo tipo di contratto e dopo non lo so, voi capite che la situazione non è così, diciamo, serena e tranquilla per fare una pianificazione di più lungo respiro che questo settore invece ritengo richiede. Ci sarebbero molte cose da dire, ma insomma era per sottolineare l'assoluta necessità, come dire, di parlare con lingua dritta, come dice Tex Willer, non con lingua biforcuta, insomma, perché qui bisogna davvero che ci si dica appunto che si va come si può e quindi ci si mette in fila a fare le 2 o 3 cose che servono per poter comunque viaggiare. Qual è il contesto? Solo pochissimi numeri. Io faccio riferimento al 12° rapporto sulla mobilità che viene fatto da un'agenzia, in particolare da Isport, che si avvale, diciamo, di sondaggi, quindi abbiamo anche questo, cioè l'Istat non rileva in modo puntuale questi dati, che la dice anche lunga sulle cose che dicevo prima e finisco. E quindi questi sono sondaggi, ma sono ormai una serie dodicennale, quindi sufficientemente affidabile. Cosa ci dice? Intanto vediamo come va la domanda di mobilità. Parliamo di mobilità sostenibile, vediamo quant'è il carico. Allora, il numero di spostamenti totali nel giorno medio feriale, sto parlando di giorni feriali, è tornato a 117 milioni di spostamenti giorno feriali. È una ripresa significativa perché avevamo toccato nel 2012 il punto più basso con 97 milioni, quindi avete chiaro, come dire, come la curva si sia, come dire, profondamente diciamo accelerata. Ma nel 2008, anno della crisi, eravamo a 128. Questo vuol dire che la domanda complessiva di mobilità non ha raggiunto i livelli pre-crisi. Questo riguarda anche in parte il numero dei passeggeri per chilometro totali, anche se qui il dato è un pochino più robusto. Sta comunque di fatto che la curva sta risalendo, quindi chi gira in questi mesi in autostrada ne ha una percezione diretta, lo diceva spesso Prodi. In Emilia-Romagna si capisce subito se c'è la crisi o non c'è la crisi, perché basta andare da Reggio a Bologna e uno si rende conto di che cosa succede. Ecco, io sto, diciamo, viaggiando molto in queste settimane, vi posso assicurare che la ripresa c'è ed è formidabile, il nostro, non solo i dati, diciamo, di PIL della nostra regione lo dicono in modo molto chiaro. Questo elemento sottolinea un altro aspetto significativo, che sono in incremento gli spostamenti fino a 10 km. Quindi parlo di dati nazionali. I dati della Regione di Romagna confermano questo elemento, cioè nel quadro complessivo di questo incremento, chi incrementa di più sono esattamente, diciamo, il breve raggio. Mentre i tempi di percorrenza sono sostanzialmente stabili sia nella crisi che nel post-crisi. Il che significa che abbiamo un sistema che ha
elementi di rigidità che non è neanche in grado, diciamo, di gestire e di verificare le diversi andamenti della domanda. Quello che viene segnalato, e anche questo è un dato che fa riflettere, e fa riflettere, poi vedrete qual è il punto, è molto importante questo dato, è che il grosso di questo incremento, oltre il 30% di incremento, è derivato dagli spostamenti conseguenti al tempo libero. Quindi parliamo tendenzialmente di anziani e di giovani che hanno tempo libero e che sempre più si spostano per andare a godere del loro tempo libero, dalla musica, agli spettacoli, concerti, al ristorante, birreria, eccetera, eccetera. Il tasso cosiddetto di mobilità sostenibile, cioè le modalità che vengono di solito, come dire, ricondotte a questa quota, e quindi diciamo il complesso degli spostamenti, ha visto un dato significativo, cioè che aumentano gli spostamenti cosiddetti non motorizzati, cioè biciclette a piedi. Gli spostamenti infatti non motorizzati sono un dato significativo proprio in relazione anche al fatto che, come dicevo prima, si accorcia la dimensione, il tragitto medio di riferimento. E quindi quella che si potrebbe definire una riscossa della mobilità ecologica in realtà nasconde qualche elemento su cui riflettere. Il primo elemento è che è vero che la crisi ha prodotto come effetto generale un calo della domanda di mobilità. Siamo di fronte ad una ripresa, lo vedremo solo nei prossimi 2 o 3 anni se questa ripresa si scaricherà di nuovo prevalentemente sull'auto o meno. I dati di immatricolazione nel 2015 fanno pensare che questo sarà probabilmente nei prossimi anni la prova. Quindi la crisi, diciamo, non è stata in grado di sedimentare un diverso approccio culturale ad una mobilità sostenibile, nel concetto che abbiamo, a quanto pare, ma ha riposizionato alcune situazioni. Il dato, per esempio, è che nell'anno 2013-2014 gli spostamenti in bicicletta a piedi sono aumentati del 26%, ma non hanno raggiunto i livelli pre-crisi. Sono ancora sotto del 20% rispetto al 2008. I mezzi privati, le auto, hanno avuto un incremento del 6,4%, ma anche questi non hanno raggiunto ancora i livelli pre-crisi. I motocicli e i ciclomotori hanno avuto un incremento, sempre nell'ultimo anno, del 25%, parlo degli spostamenti sempre rispetto al dato, ma ancora una volta non siamo ai livelli pre-crisi, siamo sotto del 32% rispetto al 2008. I mezzi pubblici hanno avuto un incremento dell'11,8% e hanno avuto un leggero incremento anche rispetto al dato pre-crisi, quasi su un punto percentuale. Questo cosa ci può dire? Può confermare in qualche modo quello che ho detto all'inizio, cioè che ancora una volta il TPL prevalentemente viene utilizzato nelle fasi di crisi come elemento, diciamo, di risparmio, o perché hai un problema in più nel sostituire il tuo veicolo, nel comprare un altro per la famiglia che cresce, che ha bisogni e domande diverse. Uno prende la macchina, l'altro prende l'autobus, insomma, per capirci. Questi sono gli elementi che ci possono far dire che, diciamo, nel complesso del ragionamento, il tasso di mobilità sostenibile, cioè la quota di spostamenti percentuali non motorizzati, più gli spostamenti con i mezzi pubblici, quelle due componenti, è attorno al 31%, con un leggero incremento rispetto di 2 o 3 punti rispetto allo scorso anno, quindi un leggero incremento, ma non raggiunge i dati del 2010. Quindi siamo di fronte, come vedete, a trend in movimento, ma e anche a qualche spostamento, ma l'effetto della crisi, come dire, deve ancora trovare il suo pieno dispiegamento nella fase della ripresa. Come andrà a cadere? Perché ho fatto tutto questo ragionamento dandovi pochi numeri? Perché noi abbiamo un'occasione, un'opportunità, cioè a fronte di una, lo diceva Morena prima, di una presumibile ulteriore crescita dell'economia, quindi della domanda di mobilità, perché le due cose sono collegate, le curve sono molto chiare, la tendenza, stiamo parlando di una curva a 45 gradi, la derivata, se non la calcolassimo, insomma, diventa piuttosto interessante. Noi possiamo aspettarci qualche decina di milioni in più sul quadro nazionale di domanda di mobilità nei prossimi 2 o 3 anni.
dove la vogliamo orientare? Questa è la domanda. Chi potrà, come dire, intercettare quel tipo di richiesta aggiuntiva? Soprattutto in relazione a quello che dicevo prima, cioè aumentano gli spostamenti sulla breve distanza, e forse la crisi ha prodotto anche una propensione culturale a valutare se è più opportuno e meglio adottare modelli di sostenibilità. Come vedete, io ho fino ad ora discusso di modelli trasportistici, non di propulsori. Perché? Perché il punto essenziale, non c'è ombra di dubbio, ai fini del climate change e della riduzione del quadro emissivo, la modalità dei propulsori è essenziale: l'elettrico, l'idrogeno, magari il gas al posto del gasolio, visto che stiamo parlando di trazione, e nei mezzi di trasporto pubblici è il gasolio che ha fatto da decenni da padrone. Ma questo non risolve il problema della congestione, questo non risolve il problema, diciamo, dell'altro nodo della sostenibilità, che come sappiamo ha una componente economica, ha una componente sociale e ha una componente ambientale, non è solo ambientale, non è solo climate change, non è solo impatto. E allora, se le mettiamo insieme questi fattori, forse qualche elemento, diciamo, di riflessione in più, qualche elemento di valutazione in più, vale la pena farlo per capire come insieme possiamo intercettare appunto questa nuova domanda che, dal mio punto di vista, da quello che ho visto anche dai dati che noi abbiamo un dato significativo di incrementi in termini di volumi, in termini anche tariffari dei ricavi, e quindi, diciamo, abbiamo più utenti, abbiamo un numero più consistente di utenze e di spostamenti, quindi anche nel nostro piccolo confermiamo questo dato e questo trend. Il punto è come lo consolidiamo e come lo spingiamo ulteriormente avanti. E vengo ad alcune considerazioni molto brevi più di casa nostra. Tenendo insieme questi due elementi, e cioè il contributo che il TPL dà per una mobilità sostenibile intesa nella sua complessità, quindi anche al tema della congestione, voi sapete che in termini di pura sostenibilità continua a esserci un fattore 3 e un fattore 4 nel rapporto tra trasporto pubblico e trasporto individuale. Perché questo è il rapporto, diciamo, che c'è: un'auto di solito porta una persona, un autobus almeno 3 o 4 le porte, quindi tutti i fattori inquinanti, di intasamento, eccetera, eccetera, vanno divisi per 3 o per 4 a seconda delle diverse realtà. Quindi il lavoro che noi dobbiamo provare a fare è capire come reintroduciamo in modo significativo nei progetti, nei programmi di mobilità sostenibile il tema del TPL. L'occasione dei PUMS è un'occasione fondamentale. Noi abbiamo 4 comuni nei nostri bacini, oltre ai 3 capoluoghi dei bacini serviti, c'è anche Carpi, che supera i 50.000 abitanti e devono programmarli. Noi abbiamo dei piani della mobilità sostenibile attualmente in essere in diversi comuni che non hanno dentro il TPL. Questo è un problema culturale, un problema politico e culturale, che la dice lunga su quello che dicevo all'inizio, anche nella nostra realtà, che pure ha un'attenzione particolare, ha fatto piani della ciclabilità, eccetera, eccetera, ma non c'è dentro il TPL. Allora la prima questione è l'integrazione delle modalità considerate sostenibili, perché se non facciamo questo è chiaro che le nostre politiche rischiano di essere disassate, non coerenti, anche in termini di riprogrammazione e pianificazione, per esempio, delle linee servite. Noi potremmo scoprire che ci sono delle linee ridondanti e sprechiamo risorse, e delle linee dei tragitti carenti, solo perché storicamente quella linea lì c'era, la corriera c'era. Ma noi abbiamo bisogno invece di un ripensamento radicale se vogliamo fare quel salto di qualità che dicevo prima. Il secondo elemento, certo, è quello sui propulsori, perché, come diceva un vecchio mio amico di vecchia ecologia, non di nuova ecologia ormai, anche gli autobus a gasolio inquinano, e quindi resta comunque il fatto che il problema dei propulsori c'è. Allora, noi abbiamo un quadro, come dire, non certamente entusiasmante, a proposito delle cose che diceva la dottoressa Diazzi prima, anche così abbiamo un'idea rispetto ai numeri che ha fatto vedere, i numeri che vi dico io, poi dopo ognuno fa i confronti. Noi avremo nel quadro regionale 13 milioni per il 2015, 9,6 milioni per il 2016 di risorse recuperate abilmente dalla regione Emilia-Romagna, di un vecchio fondo, vecchi stanziamenti statali. Avremo 3,8 milioni, sto parlando per tutta la regione, non solo per sé, perché altrimenti mi andrei fuori e farei il bagno, insomma,
nel panaro, ecco, se, fosse, se questo servisse per capire se sono sveglio o se sto sognando, 3,8 milioni per gli anni 2017, 2018, 2019 e poi ci sono gli 11 milioni nel 2017 provenienti dai POR che hanno quel vincolo che veniva detto prima, cioè l'approvazione dei PUNS. E questo è già da subito, perché? Perché abbiamo bisogno subito? Perché se vogliamo portarli a casa quegli autobus non nel 2020, ma vogliamo portarli a casa molto presto, noi abbiamo bisogno dei PUNS il prima possibile per poter fare le gare, bandire, perché l'autobus non si va a comprare in concessionaria, insomma, così come i Fiumus. Noi peraltro abbiamo un parco veicoli, noi abbiamo circa 800 mezzi e il nostro parco veicoli è, come dire, relativamente giovane, potremmo dire nella tarda infanzia, nella preadolescenza, insomma, nel senso che abbiamo una vetustà media che è leggermente inferiore a quella nazionale. Su Modena abbiamo un'età media di 12 anni e per gli urbani di 12,30 per gli extraurbani. Abbiamo fatto una serie di operazioni su Reggio Emilia che ha ringiovanito in modo significativo l'età media del trasporto urbano. La media europea è attorno ai 7-8 anni, quindi siamo ancora distanti rispetto a un target che è considerato ottimale. Attenzione, ottimale non solo in termini di prestazioni, di comfort e di servizi giustamente richiesto sempre più dai passeggeri, ma anche rispetto ai costi di manutenzione. Più gli autobus sono vecchi, più costano, non è che costano meno. Quindi il tema del rinnovamento del parco veicoli è fondamentale. Noi adesso stiamo facendo il nostro piano industriale, faremo su questo un piano di acquisti molto sfidante, molto impegnativo, che potrà essere naturalmente svolto solo a determinate condizioni. I propulsori. Modena, devo dire, ha due occasioni straordinarie che deve giocare al meglio. La prima, se ce la facciamo, chiederò al sindaco di aprire la sua agenda, la inauguriamo prima di Natale, è la stazione di rifornimento a gas metano. Siamo ancora combustibili fossili, ma in termini di emissioni il quadro cambia sostanzialmente rispetto ai vecchi dieseloni. È il primo impianto in Europa, e allora noi vorremmo anche un pochino valorizzare questa roba qua. In 20 minuti si fa il pieno ad un autobus, quando con i sistemi tradizionali ci vogliono 4 ore, giusto per dare un'idea del tipo di impianto che abbiamo realizzato e che presto inaugureremo. Lo inaugureremo insieme a 3 autobus a metano nuovi che arriveranno e verranno messi in servizio anche questi prima di Natale, e questa, ripeto, è un'occasione importante, noi vorremmo provare a replicarla anche a Reggio e a Piacenza. Se ci sono le condizioni per farlo, il percorso è stato molto lungo, abbiamo fatto come sempre da cavia, ci abbiamo messo 5 anni, grosso modo. Io ho fatto in tempo ad avviarlo quando ero in ERA, lo finisco a SETA, quindi insomma che dovevamo farlo insieme SETA e ERA. E quindi diciamo si conclude questo percorso complicato, ma adesso che sappiamo come si fa possiamo fare anche prima. Il secondo elemento fondamentale riguarda i Fiumus. È uno strumento, secondo me, modernissimo, va solo, come dire, aggiustato e, come sempre, un po' di upgrade per accettarlo. Io devo dire, ho fatto pochi giorni fa un'esperienza molto interessante di un filobus totalmente elettrico, con la possibilità di essere, come dire, disattivato dalla linea, dal bifilare e proseguire in autonomia. E questo devo dire in un ragionamento che faremo oggi pomeriggio con l'assessore Giacobazzi di un piano più complessivo di accessibilità al centro storico di Modena, che può diventare un progetto anche di valenza comunitaria. Questa almeno è l'ambizione che dobbiamo avere e può essere replicabile in diversi contesti, perché su questa questione, come sapete, Bologna ha avuto qualche problemino, chi ha seguito le vicende bolognesi del Civis eccetera eccetera, ma abbiamo Reggio, abbiamo Piacenza, abbiamo altre realtà che possono essere anche molto interessate a questo tipo di modalità, di questa sperimentazione. Stiamo parlando di un filus completamente elettrico che si autoricarica quando è sulla linea, si può staccare per fare pezzi dove la linea non c'è, quindi per esempio se qualche viale senza la linea possiamo anche non spendere i 500, 600, 700 mila euro per metterla su, per esempio, e allora può diventare secondo me una cosa di grande interesse dentro, ripeto, un ragionamento più complessivo sull'accessibilità al centro storico. La seconda questione, sempre rispetto a questo, è che l'esperienza degli ibridi è un'esperienza, come dire, molto complessa e molto contraddittoria, perché comporta due manutenzioni. Se tu hai un solo motore elettrico ce n'hai una sola, molto molto leggera,
con l'ibrido eccetera non risolvi né il problema della manutenzione del come dire, dell'endotermico e devi fare anche l'elettrico, quindi i costi di fatto raddoppiano. Il costo è molto elevato e può avere un senso per gli extraurbani, può avere un senso in termini di sperimentazione, perché la regione vi ha fatto bene a provare questa sperimentazione, come dire, vediamo come va, perché le difficoltà dal punto di vista gestionale possono essere anche significative, vanno valutate attentamente, ma sull'extraurbano può essere una prima importante risposta. Quello che voglio sottolineare, e finisco su questo, è che se comunque è vero che il trasporto pubblico locale si gioca prevalentemente nelle dimensioni metropolitane, uso questa espressione, ci capiamo, no? Che cosa significa fare intorno a Modena con il compasso con un raggio di 10 km e quanti cittadini prendiamo dentro, la cosa può diventare estremamente interessante nei ragionamenti che stiamo facendo, estremamente interessante. Io spero che i punti di Modena, come quello di Reggio, come quello di Piacenza, faccia un ragionamento metropolitano e non solo comunale. Poi capisco ci sono aspetti normativi eccetera eccetera, ma credo che almeno sul piano, diciamo, del coinvolgimento, dell'interessamento, della reciprocità, anche questo può essere un modello di sperimentazione utile per tutta la regione, sul quale misurare la capacità di innovazione che questo settore ha in grande bisogno. Su questa nostra capacità di proposta poi misuriamo le coerenze della regione e del governo, cioè la proviamo a ribaltare, invece di aspettare che qualcuno, no, top down ci dica quello che è possibile fare, possiamo fare, siamo noi che diciamo bottom up, noi avremmo bisogno di fare questo, vorremmo fare questo, questi sono i nostri progetti, ce li fate fare? Io credo che questo sia anche un atteggiamento che consente di rivolgerci ai cittadini con una, diciamo, diversa approccio, anche un diverso atteggiamento, in cui il tema della qualità, del comfort, il tema della come dire, fruibilità è un tema che diventa davvero patrimonio di una discussione e non soltanto, come dire, il controllo del biglietto e i ritardi che ci sono. Io dico sempre, ogni giorno SETA gestisce 6.400 corse, che 10 o 12 non vadano, come dire, sempre a finire bene, credo che possa starci. Grazie.